Prova. Amici sportivi, cordiale buon pomeriggio dal Pala Santa Filomena di Chieti, la nuova casa della pallamano italiana, battesimo importantissimo per la nuova struttura federale, la casa che ospiterà gli eventi della federazione, gli stage delle nazionali, insomma il centro tecnico ufficiale della FIGH per la prima volta nella sua cinquantennale storia. Un saluto a Beppe Tedesco, a fianco. Grazie e benvenuto a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Occasione importante per l'inaugurazione del Centro Tecnico Federale, perché oggi celebriamo il Super Coppa Day, le due sfide che vedranno tra pochissimo in campo, intanto la IOMI Salerno e il Cassano Magnago per la Super Coppa Femminile, a seguire la sfida tra Conversano e Bolzano per la Super Coppa Maschile. Due partite, 120 minuti che si preannunciano molto interessanti, molto combattuti, spettacolo assicurato e sicuramente un battesimo migliore, Beppe. Questa struttura, la nuova casa della pallamano italiana, davvero non poteva registrare. Proprio così, Marcello, questo è un sogno per molti della pallamano che hanno cominciato allenandosi sui campetti, adesso qui siamo nella nostra casa arredata in maniera splendida con l'azzurro che predomina. Siamo contentissimi di avere questo gradino in più per crescere nella pallamano italiana. E oggi c'è questo battesimo, ed è due finali di Supercoppa, ed era giusto in questa situazione, in questa situazione in cui non possiamo avere pubblico, però almeno esordire in questo grande gioiello che stiamo accogliendo. E allora, vedo già pronto in postazione Matteo Aldamonte in compagnia di Elena Laura Avram, il tecnico della IOMI di Salerno. A te la linea, Matteo. Eh sì, grazie Marcello, siamo con Laura Avram, allenatrice della IOMI Salerno, una delle due contendenti di questa sfida, 14ª edizione della Supercoppa. Come arriva innanzitutto Salerno a questa partita? Sicuramente da un buon momento, perché la scia positiva che avete aperto in campionato è notevole e vi ha permesso di prendervi il primato della classifica. Sì, è un titolo, è una medaglia, è una partita importantissima per noi, perché Salerno lotta sempre per vincere. Ho visto le ragazze molto concentrate, hanno lavorato veramente con tanta intensità e si sono dedicate a un alto livello di lavoro, quindi mi aspetto veramente una partita ottima, non voglio pensare ad altro. Dall'altra parte c'è un Cassano Magnago che in questo momento probabilmente è un gradino inferiore rispetto a Salerno, almeno sulla carta. È una squadra che arriva qui senza Bianca Del Balzo, che insieme a Cobianchi è una delle sue giocatrici principali, ma è una partita secca e questo è diverso da una solita partita di campionato. Sì, certo, noi ci siamo preparate indipendentemente dall'avversario. Cassano non sappiamo che sa fare buone partite anche della Coppa Italia dell'anno scorso, anche qualche sorpresa che abbiamo avuto un paio di anni fa in casa, risultati che purtroppo non sono andati bene per noi. Rispettiamo l'avversario e niente, giochiamo. Tanto la società ti ha dato un altro rinforzo importante, è arrivata Kernic, come pensi di impiegarla oggi? Sì, Natasha è arrivata all'inizio settimana, abbiamo fatto tutta la settimana insieme. C'è bisogno di un altro po' di tempo per integrarsi al meglio nella nostra tematica, però è una ragazza professionista, ha capito già il nostro metodo di gioco e io so che nel futuro faremo vedere belle cose. Grazie. Grazie a voi. Abbiamo ascoltato le parole di Elena Laura Avram, allenatrice della IOMI Salerno. Adesso dovremmo andare a raccogliere in qualche modo Sasha Milanovic, l'allenatore del Cassano Magnago, che però è leggermente distante dalla nostra postazione. Quindi Marcello, io ti ridò un attimo la linea, il tempo di raccogliere Milanovic, di portarlo in postazione e poi di parlare con lui. Perfetto così, Matteo, ottimo. Abbiamo ascoltato la grinta, la determinazione di Elena Laura Avram, giovane allenatore della IOMI Salerno, che l'anno passato ha inaugurato nel modo migliore, no, la sua avventura da primo allenatore, vincendo in maniera anche abbastanza netta la Coppa Italia a Siena, l'ultimo trofeo Beppe assegnato prima poi dell'interruzione causa Covid, in finale proprio contro Cassano Magnago. Intanto ricordiamo con piacere quell'organizzazione di Siena, perché è stato un bellissimo momento per la pallamano italiana, in cui abbiamo visto della bella pallamano e il primo successo di Laura, ma penso che Laura
con tutta la sua carriera da giocatrice ha maturato tanta esperienza, poi è stata tanto tempo anche allenatrice dei giovani, assistente allenatore, quindi ha tutta la carriera spalancata e credo che lei abbia le capacità per condurla fino in fondo questa carriera, fino a conquistare tanti titoli, non solo quelli già presi. Nuovamente in postazione Matteo Aldamonte per conoscere il pensiero dell'avversario di Elena Laura. Te Matteo. Eccoci dunque con Sasha Milanovic, allenatore del Cassano Magnago, dall'altra parte la capolista del campionato di Serie A Beretta, però un titolo è sempre un titolo e poi quando si arriva qui si arriva a giocarsela in questi 60 minuti, no, è un tutto per tutto, è un dentro fuori, allora perché non provarci fino in fondo? Esatto, esatto, perché se guardiamo sulla carta Salerno secondo me è una squadra più forte in Italia, ma ci sono 60 minuti di dare 100% delle nostra possibilità e possiamo fare qualcosa, ma sono sicuro che giochiamo fino a fine, fino all'ultimo minuto. Come hai preparato la partita? Come si affronta una squadra come Salerno? Una squadra come Salerno che ha tanti giocatrici esperti e tutto altro, dobbiamo avere la pazienza, sì, dobbiamo fare un gioco veloce come solito, ma dobbiamo anche avere pazienza e cercare di non perdere tanti palloni, perché anche l'arma più forte del Salerno sono seconda fase e contropiedi. E cosa hai detto alle tue ragazze nello spogliatoio per caricarle? Di uscire e di divertirsi in campo, perché questo è pallamano, tutti noi siamo qua per una passione, ci sono 60 minuti, una partita che può cambiare tanto, perché queste ragazze sono molto giovani, sono futuro di Cassano e anche magari futuro di pallamano italiana. Tra l'altro, a proposito, siete nella casa della pallamano italiana, si gioca nel nuovo centro tecnico federale, è anche un po' un onore, no, poterlo inaugurare proprio insieme a voi, certo. E con questa manifestazione. Sì, certo, certo, anche per Massimo Petazzi, voglio solo, perché oggi purtroppo Bianca del Balzo non è con noi perché aveva un mal di polso o qualcosa, ma oggi è il suo compleanno e voglio dire tanti auguri, ti voglio bene, come sta? Ne facciamo gli auguri anche noi naturalmente, ci associamo visto che è un'azzurra, una giocatrice della nazionale, grazie Sasha. Grazie a te. Grazie mille. Dunque abbiamo ascoltato le voci dei due allenatori, da una parte Laura Avram, allenatrice della IOMI Salerno, dall'altra Sasha Milanovic, il tecnico del Cassano Magnago. Queste sono le due protagoniste di questa sfida, una sfida inedita, è la prima volta che queste due squadre si affrontano in finale di Supercoppa. Per la IOMI Salerno non è assolutamente una novità invece però giocare questo tipo di partite. Salerno ha vinto il titolo 4 volte e potrebbe farlo anche Bolzano poi nella finale maschile, arrivare più in alto di tutto e arrivare a vincerlo per il maggior numero di volte, ma c'è da superare l'ostacolo Cassano Magnago, grande brio, grande verve e un po' di noncuranza, un po' di incoscienza per la squadra di Sasha Milanovic, con quel pizzico di coraggio in più che servirà per affrontare la grande corazzata, grande favorita del campionato di Serie A Beretta femminile. Linea a Marcello Festa e a Beppe Tedesco in postazione per il racconto della partita. Grazie, grazie Matteo. Allora Beppe, proviamo ad inquadrare questa partita, no? La pressione è tutta sulla IOMI Salerno, Cassano Magnago che potrà sicuramente giocare molto leggera nello spirito, anche nella tematica di gioco, nello sviluppo del gioco. Ricordiamo che Cassano Magnago disputa questa partita per la rinuncia forzosa, purtroppo, della Mechanic System Oderzo, messa a KO dalla maledetta pandemia che sta flagellando non soltanto la pallamano italiana, ha un po' tutto lo sport e tutto il paese. Quindi sotto questo aspetto il Cassano davvero non ha nulla da perdere, un po' come, non so se ricordi, la Danimarca agli europei di calcio, ripescata all'ultimo giorno per il forfè della Serbia. Purtroppo Marcello ricordo, perché è 1996 e quindi vuol dire che ne è passata un po' di acqua sotto i ponti. Permettimi anche di fare un bocca al lupo all'Oderzo, al quale mi lega tanto affetto dopo la mia esperienza di qualche anno fa. E chiaramente... Peccato perché l'Oderzo aveva dimostrato, insomma, di valere assolutamente un evento del genere. Un in bocca al lupo per una ripresa veloce a tutto il gruppo. E per quanto riguarda l'analisi che tu hai fatto è perfetta, nel senso che Cassano veramente si porta in campo in una coppa che non doveva disputare, una finale di coppa che non doveva disputare, e quindi ha solo da dimostrare quello che ha detto Sasha Milanovic, è giusto, deve divertirsi in campo. E quando ci si diverte in campo si gioca meglio di quello che si fa quando si è sotto pressione, quando si è sotto stress.
quindi io penso che vedremo una partenza di Cassano molto volenterosa, molto con molta disponibilità, e secondo me molto dipende dalla partenza. Se Cassano riuscirà a stare in campo i primi minuti tenendo la partita, allora potremo avere una partita interessante e anche difficoltosa forse per Salerno, che chiaramente parte da grande favorita ed ha il pronostico da rispettare. Questo non è facile, ma per una squadra come Salerno, che è abituata a queste cose qui, penso che sia abbastanza normale. Ecco, il rovescio della medaglia, lo hai anticipato, è che Salerno è una squadra che negli anni è sempre stata, tra virgolette, costretta a vincere, quindi abituata, insomma, a disputare certe partite. Sì, non credo che avrà un grande stress, perché ogni partita che Salerno gioca è sicuramente una partita in cui ci si gioca un titolo o qualche punto importante per la classifica, e quindi penso che siano proprio loro, da questo punto di vista, hanno le migliori possibilità di farla bene questa partita. Intanto, in sovraimpressione, line up della Yomi Salerno, tutto confermato, confermate soprattutto le anticipazioni della vigilia. In campo dal primo minuto nel roster anche Natasha Krunic, neo acquisto della Yomi Salerno, prelevata dal AC Erice, Lifestyle Handball Erice. Dunque staremo a vedere poi quali saranno le scelte di coach Laura Avram con lo starting seven. Vediamo anche invece Cassano Magnago, che, come anticipavamo già e lo ascoltavamo dalla voce di Milanovic, è costretta a fare a meno di Bianca Del Balzo, che è sicuramente la giocatrice più importante, più rappresentativa della formazione lombarda. Squadre pronte per fare lo stesso. Alla Santa Filomena, a casa della pallamano di Chieti. Supercoppa dei italiana. Yomi Salerno, Cassano Magnago. Entrano le squadre in campo. Squadre che fanno il loro ingresso in campo. Agli ordini degli arbitri, i signori Castagnino e Manuele. Presentazione delle due squadre. Cassano Magnago, che quest'anno, a differenza dell'anno passato, ha molto e notevolmente ringiovanito il suo organico, sta accusando qualche problema in regular season. Anche Cassano Magnago ha pagato il suo tributo al Covid, e dunque a difficoltà legate alla giovane età del gruppo si sono aggiunte ulteriori difficoltà legate proprio allo sviluppo della pandemia. Però anche questo esame per le giovani lombarde è stato superato a pieni voti, e dunque oggi ha la possibilità di affrontare a testa altissima la Yomi Salerno. È un po' la riedizione della finale di Coppa Italia dell'anno passato a Siena, lo ricordavamo in precedenza, proprio in virtù di quel piazzamento il Cassano Magnago ha conquistato questo diritto acquisito, appunto, di disputare questa finale di Supercoppa. Ricordiamo che poi a seguire ci sarà un'altra partita però molto spettacolare e sulla carta probabilmente anche più equilibrata, sulla carta però, perché poi bisognerà vedere in campo, tra il Conversano e il Bolzano per l'assegnazione della Supercoppa maschile. È diventata un po' una costante, no? Beppe, di ritrovare in questi appuntamenti, siano essi finali scudetto, Supercoppa o Coppa Italia, soprattutto Salerno e Bolzano. Ci sono dei periodi nella storia di ogni sport in cui ci sono delle squadre che rappresentano questi periodi. Chiaramente Salerno nel femminile e Bolzano nel maschile in questi anni in Italia sono le squadre leader che hanno conosciuto il movimento, ed è anche bello e giusto che possano vedere tutta Italia, quando il resto dei campionati sono fermi, e giocare per un titolo le migliori squadre italiane. Credo che, come dici tu, la partita successiva sarà molto equilibrata, perché Conversano sta giocando molto bene in questo periodo e magari Bolzano ha avuto un piccolo passo di arresto, e quindi ci aspettiamo quella partita di grande equilibrio. Però intanto andiamo a goderci questa. Certo, ci dispiace per l'assenza di Bianca Del Balzo, certo, che è veramente un talento della nazionale italiana. E poi diciamo che questo è anche un po' il momento, no, della pallamano femminile. Sei reduce da due straordinarie telecronache, Sky Arena, le due semifinali del campionato europeo. La pallamano femminile ad alti livelli si è confermata in occasione delle due gare di semifinale di assoluta spettacolarità. Sì, devo dire che è stato piacevolissimo poterle commentare, soprattutto la seconda partita a Norvegia-Danimarca è stato di altissimo livello.
e come spesso capita quando ti appresti a commentare le partite e guardi un po' di pallamano europea nei giorni precedenti, e ho visto che il livello veramente di questi europei per moltissime squadre è un livello top. Io penso che la pallamano italiana possa prendere spunto da queste realtà, debba studiare, debba vedere l'evoluzione che ha avuto il gioco in Europa, la velocità con cui si gioca, le capacità tecniche di queste giocatrici, perché abbiamo visto che non è tanto questione di fisico, no? Per giocare ad altissimo livello è questione di stare sul campo tanto spesso, di avere veramente voglia di migliorare e voglia di competere ad alto livello. Assolutamente sì, concordo con il giudizio. Non abbiamo assistito a partite tra atlete molto fisicate, ma abbiamo assistito a due partite di alto contenuto tecnico e spettacolare. Dunque, squadra in campo, vediamo lo starting seven di Salerno con Ferrari, Dalla Costa, Manolovic, Gomez, Stettler, Pina Napoletano e Vicky Romeo. Dunque, confermate le anticipazioni della vigilia. Risponde il Cassano Magnago, che giocherà il primo pallone d'attacco con Bertolino tra i pali e poi con la numero 30 Sara Zanellini, il capitano Cobianchi, con il numero 46 Luisa Ponti, poi l'esperta Zonica Jovicic, Gozzi sarà l'ala sinistra. Primo pallone, primo attacco e prima azione. È un momento storico, se vogliamo, Beppe, è un piacere poterlo commentare. È un momento storico perché è il primo attacco nella casa della pallamano di Chieti, del Pala Santa Filomena. È un palazzetto a cui siamo tutti affezionati, perché da tempo già che lo frequentiamo con i raduni delle nazionali, ma vederlo così è uno spettacolo per gli occhi, è veramente un battesimo che si merita. Cobianchi, l'attacco per Jovic, lo scarico su Zanellini, ma buona guardia alla difesa di Salerno, costretta a girare palla ancora la formazione lombarda con Jovic che cerca lo sfondamento, trova il fallo. Jovic, difesa 6-0 molto chiara di Salerno, ma trova il buco Zanellini che infila Elisa Ferrari, portando subito in vantaggio il Cassano Magnago. La risposta di Salerno con Dalla Costa, buono scalare, difesa molto alta del Cassano Magnago, che chiaramente prova a tenere ben distanti dalla linea dei 9 metri le bocche di fuoco di Salerno. È quasi nel DNA di Cassano, visto che la difesa alta è una caratteristica anche della squadra maschile. Vediamo come se la cava contro Salerno. Gomez, nulla da fare per Bertolino. Buona penetrazione, braccio sicuro quello di Suliki Gomez. Jovic, subito ritmi molto alti, Cassano vuole fare la partita, la sfrontatezza delle giovani lombarde, la difesa di Manolovic sulla Jovic, due differenti interpretazioni difensive, Beppe. Sì, ma è anche giusto così, perché la differenza di stazza fisica è importante fra le due squadre e quindi è una scelta logica per la squadra del Cassano. Ho sentito Milanovic che vuole alzare il ritmo di questa partita, questo può andare bene fino a quando Salerno non riuscirà a implementare addirittura a sua volta il ritmo. Vediamo come se la caverà Cassano in quel momento. Grazie per Jovic che riesce a trovare il buco e a sorprendere ancora una volta Ferrari. Vantaggio del Cassano Magnago, perfetta la percentuale delle lombarde, due conclusioni su due a segno, ha trovato spazi nella difesa salernitana non particolarmente attenta nella circostanza. Riprende a riavvolgere il nastro Salerno con Dalla Costa. Gomez per poco non intercetta Ponti, ancora Dalla Costa, la conclusione, il palo colpito dall'area Dalla Costa, può ripartire il Cassano Magnago con Jovic. L'affronta Gomez, poi Cobianchi, Zanellini, giro palla costretta a riavvolgere il nastro. Ma è giusto provarci, no? Hanno provato a vedere se Salerno non riusciva a rientrare. Ho un piccolo dubbio perché hanno cambiato una giocatrice in seconda fase, quindi perdendo la caratteristica di essere magari in superiorità numerica, però hanno provato ad alzare il ritmo. Assolutamente sì, l'attacco ora manovrato dall'esperta Cobianchi. Per Ponti, ancora Cobianchi. Gozzi, attaccata da
Romeo Cobianchi, la conclusione straordinaria di Cobianchi, nulla da fare per Isa Ferrari, ispiratissima. Il capitano del team lombardo, gran conclusione. Stupenda conclusione, veramente bella. Fino a questo momento Isa Ferrari non poteva toccare uno dei tre palloni che sono finiti in porta, quindi Cassano è partito al 100% come aspettavamo e speravamo. Assolutamente realtà. Sì. Gomez difende bene il Cassano Magnago sulla cubana Suleki Gomez. Ragione Montoli, Manolovic, Dalla Costa, la parata di Bartolino, può ripartire ancora il Cassano con Cobianchi, Ponti, Jovovic, Cobianchi chiama la difesa, maggiore attenzione vuole Laura Avram dal suo Iomi in fase difensiva. Fin qui Cassano ha avuto vita facile, tre attacchi vincenti su tre, percentuale del 100%, Jovovic, ancora Cobianchi, ruba palla Gomez, può ripartire Iomi con Dalla Costa, ancora Gomez, a fondo di Gomez per Stettler, l'infrazione d'aria. Giusto, giusto. Buono sviluppo, vanificato però dall'infrazione d'aria, evidente. L'idea era perfetta perché quando c'è una 5-1 in fase di ripiegamento quegli spazi sulla linea sono molto liberi, però ne ha tratto troppo vantaggio la giocatrice del Salerno. Eh sì, netta, l'abbiamo rivista in replay. L'infrazione d'aria di Stettler, e dunque Cassano nuovamente in attacco, più due per il team lombardo quando sono trascorsi 5 primi all'inizio della partita. L'attacco, lo sfondo di Ponti, Manolovic, Dalla Costa a un'autostrada, si permette anche una giocata di fine. Quello che dicevamo prima, bellissima giocata Dalla Costa, ma il cambio fra attacco e difesa sulla situazione di transizione è difficilissimo da poter affrontare. Difesa in aria di Gomez, 7 metri per il Cassano Magnago. Tocca a Gozzi. Gozzi contro Elisa Ferrari. Tiro di Gozzi, il gol, vantaggio Cassano, 4-2, può ripartire Salerno, Gomez cerca di andare in penetrazione, trova il fallo, c'è anche l'ammonizione per Gozzi, molto coraggiosa, differenza di stazza notevole, ma ci ha messo il corpo. Ci ha messo il corpo e tatticamente era proprio corretta la chiusura di Gozzi. Salerno, Dalla Costa per Napoletano, Manolovic a girar palla per il 7 Salernitano, Napoletano ancora per Manolovic, Dalla Costa dalla distanza. Dalla Costa esplode il primo tiro di elevazione, gli altri in appoggio e riesce a fare un bellissimo gol. Gozzi per Ponti, Cobianchi, ancora difesa in aria, ancora un 7 metri. Cassano ha un leggero pizzico di fortuna in due attacchi, perché su palla persa, quasi persa, invece c'è stata poi sulla seconda palla sono più rapide. La difesa di Salerno aveva pensato già di prendere la palla e invece ha lasciato scoperta la linea. Gozzi, Ferrari ci arriva, ma il pallone termina comunque in fondo al sacco, mantiene le due lunghezze di vantaggio la formazione di Milanovic. È assolutamente in partita. La regia della partita è buona, siamo nei primi minuti e Cassano sta tenendo bene la partita. Romeo non trova l'angolo, Cassano che tiene la partita assolutamente in campo, la formazione lombarda, l'attacco di Jovovic per Cobianchi, Ponti, l'attacco Gomez e poi la conclusione, questa volta l'intervento vincente di Elisa Ferrari, può ripartire in contropiede Romeo. E non fallisce l'opportunità. Grande parata della Ferrari, perché questo era un altro tiro libero in mezzo alla difesa. L'attacco del Cassano Magnago con Cobianchi, Jovovic,
giropalla della Cassano, che chiaramente Beppe, anche per caratteristiche proprio delle singole giocatrici, è costretta sempre a cercare l'uno contro uno perché non ha grandissimo tiro dalla distanza. Intanto recupera un ottimo pallone ancora con Bianchi per Jovovic. Sulla seconda palla Cassano si fa sentire molto motivata. Ancora il muro di Salerno, Jovovic, Gomez, due minuti. Sono due minuti. Eh sì, alla gola c'è. Corretto, corretto, e comunque sto apprezzando veramente Cassano che sta giocando col coltello fra i denti. Sì, è vero, vero, grande determinazione. La mentalità è giusta in questo momento. Assolutamente, approccio giustissimo quello del Cassano Magnago, ma d'altronde l'aveva anche detto, no, Milanovic? In fase di presentazione, siamo qui, ce la vogliamo giocare sta partita. Sai quante cose noi allenatori diciamo e pensiamo e poi non si verificano in campo? Invece in questo caso si è verificato, si sta verificando. Intanto grandissimo intervento di Elisa Ferrari, ha letteralmente sbarrato la porta a Jovovic. Intanto c'è Krnic, extra player per Salerno, che rinuncia al portiere. C'è l'esordio maglia Iomi del Natasha Krnic, arrivata pochi giorni fa alla corte del club guidato da Mario Pisapia. Pira Napoletano per Ilaria Dalla Costa, Ramona Manolovic, Dalla Costa, ora Manolovic per Romeo, buon giro palla e la conclusione giusta, buono scalare, buon movimento. Molto bene anche la situazione di aver sostituito il giocatore da extra player nel momento giusto, lasciando fluire il gioco fino alla destra, e la Romeo si è riscattata. Salerno che agguanta la parità grazie a questa realizzazione della Romeo, inferiorità numerica però per Salerno, vedremo come gestirà questa superiorità numerica il Cassano Magnago. Lo fa con la giovane Ponti, ottima per Gozzi, ma Ferrari ci arriva, ancora Ferrari, terza parata importante, ci ha messo insomma il suo timbro Ferrari in questo momento delicato e importante della partita. Sì, perché sotto di due gol in inferiorità numerica Ferrari ha fatto veramente tre parate consecutive che hanno dato grande chance al Salerno di rimanere. Quanto è importante il portiere, no, nella palla? Troppo, probabilmente. Manolovic per Dalla Costa, l'attacco per Krnic. Comunque lasciami dire che Cassano sta giocando bene in attacco, con tutti i suoi limiti, anche le due situazioni che ha creato rispetto a Noeli che erano buone, e poi ha parato Ferrari. Viene fischiato fallo di sfondamento a Krnic, dunque può ripartire il Cassano con Jovovic ancora, ritmi altissimi quelli del Cassano Magnago. Può ripartire Salerno sullo sfondo fischiato a Jovovic, Dalla Costa per Manovic, troppo affrettata. Beh, quando si alzano i ritmi ci sono questi rischi. Qui però doveva essere un po' più tranquilla Salerno, perché mancava ancora una giocatrice di Cassano in difesa e non serviva tanto accelerare, ma mantenere il vantaggio, come dice sempre Riccardo Trillini, il nostro direttore tecnico. Tobianchi, intanto ristabilita la parità numerica, 11 minuti 44 secondi trascorsi, 5-5 risultato, partita bella, gradevole, equilibrata fin qui, è quanto ci aspettavamo. Intanto Napoletano recupera un pallone, Ferrari, Krnic, l'attacco di Natasha Krnic. C'è stato fallo fischiato alla giovane numero 35, sì, la Brogi, utilizzata da coach Milanovic in difesa. Dalla Costa, gran conclusione, grandissimo tiro da fuori in elevazione, preciso, bellissimo gesto tecnico. Braccio abbastanza caldo, no? Quello di Dalla Costa, per quello che si è visto finché. Sì, ha fatto già quattro tiri, ma ci stavano tutti, oltretutto anche i due tiri in doppio appoggio erano molto buoni. Attacco di Cassano, Salerno che per la prima volta mette la freccia e sorpassa il team lombardo. Bianchi, Jovovic,
la difesa di Gornic. Gozzi, Romeo prova a stringere le maglie della sua difesa. Salerno, Cobianchi, la conclusione, aveva trovato un ottimo spiraglio, ottimo anche l'assist di Cobianchi. Cobianchi sta giocando molto bene, con le scelte lucide in attacco. Pietra Gomez per Salerno. Vediamo Kurnic in centrale adesso. Sì. Dalla Costa per Kurnic, sempre molto alta la difesa del Cassano. Gomez, l'attacco di Gomez per Pina Napoletano. La conclusione, buon movimento, buono scalare. È buonissima anche l'idea tattica, la prima volta che Salerno va in doppio pivot contro la difesa 5-1. Kurnic intanto può ripartire in seconda fase Salerno. Gomez, break pesante di 5-0, è costretto a chiamare time out il Cassano Magnago. Sì, per 10 minuti c'è stata parità e poi la partita, grazie anche a Elisa Ferrari che ha bloccato tre palloni molto importanti. Sì, proprio nel momento forse di maggiore equilibrio della partita. In cui poteva prendere vantaggio di 3-4 gol il Cassano perché era in superiorità numerica. Adesso però è partito il Salerno, il treno del Salerno è partito, vediamo se questa fermata imposta al treno da Sasha Milanovic avrà un effetto. È importantissimo ora per il Cassano rimanere aggrappato, no? Non far scappare via Salerno in questa fase. Sì, perché chiudere, non so, il primo tempo a 3-4 gol di distanza sarebbe un grande obiettivo. In questo momento vorrebbe dire tenere altri 15 minuti in pareggio più o meno la partita. È difficile, Milanovic però ha preso il momento giusto secondo me per fermarla. Sì, partita. Momento giusto, scelta vincente, azzeccata più che vincente. Vincente lo vediamo dopo. Azzeccata, lui spera che possa essere anche una scelta vincente, no? Sicuramente, peccato non sentire quello che sta dicendo. Polonia destra, ok? Dai. Uno, due, tre! Cassano! Polonia destra, abbiamo ascoltato. E quindi lo guarderemo. E quindi sarà sicuramente uno schema che proverà a concludersi con Zanellini. Vediamo se c'è anche qualche cambio in campo. Romualdi alla destra, Romualdi giocatrice nata pallamanisticamente così come Gozzi e Bertolino ad Arezzo, poi trasferitasi a Cassano Magnago già da qualche stagione, invece molto interessante, buon braccio, un po' una prerogativa quella della Cassano di avere sempre giocatrici giovani e molto interessanti, uno dei vivai più floridi, no? Della pallamano italiana Cassano, questo a livello maschile e a livello femminile. Intanto ancora un ottimo intervento di Ferrari, poi seguiamo questa seconda fase di Salerno con Pina Napoletano, viene fischiata infrazione d'aria, si era sviluppata bene la seconda fase, dicevo di Cassano Magnago che è sempre un florido vivaio, è veramente una roccaforte della pallamano italiana, Beppe. E questo è un bellissimo lavoro che fa Cassano, che prova a fare anche qualche altra società, perché i vivai sono fondamentali, però quello che fa in più Cassano è che riesce a recuperare anche da zone non pallamanisticamente coperte le ragazze giovani, perché non dimentichiamo che questo poi è il lavoro di tanti club in tutti gli sport, prendere i giovani interessanti e portarli dove si può fare pallamano tra virgolette professionale, perché una cosa è avere talento e una cosa è svilupparlo col lavoro. Assolutamente sì. Prova a sviluppare intanto azione d'attacco il Cassano con Gozzi, ancora Cobianchi, Jovevic. Col trascorrere dei minuti mi pare che Salerno stia poi trovando anche i tempi giusti in difesa. E sta diventando ancora più difficile per il Cassano trovare gli spazi non avendo e non disponendo di gran tiro da fuori. È un'impresa per Cassano attaccare ogni volta. Intanto Romeo ben imbeccata da Dalla Costa, è tutto troppo facile così, però è chiaro che quando hai pochi mezzi in attacco, fino a quando reggi e la palla va in porta bene si riesce a difendere, se no sei tutta molto vicino alla linea dei 9 metri e subisci contropiede più facilmente. L'attacco del Cassano più 4 Salerno, siamo a metà, poco più
della prima frazione di gioco. Ricordiamo il Super Coppa Day, questa è la prima sfida di giornata, si affrontano Chiomi Salerno e Cassano Magnago, a seguire Supercoppa maschile tra Conversano e Bolzano. Intanto c'è un due minuti fischiato ai danni di Natasha Kermic per il fallo commesso ai danni di Ponti. Due minuti e nuova inferiorità numerica per Salerno. Difesa un po' troppo aggressiva da parte di Kermic. Sì, ho perso un attimo l'uscita, quindi non ho visto bene il fallo. Vediamo invece, sono curioso di Cassano perché prima ha giocato molto bene, a parte il tiro, la situazione di superiorità numerica. O Bianchi. Broggi, ancora Cobianchi per Romualdi. Cobianchi si ha un grande affare. Ponti, poi Cobianchi ancora per Romualdi. Difesa di Salerno molto aggressiva, ha alzato il ritmo della sua difesa Salerno. Per Cassano sono aumentate le difficoltà anche in superiorità numerica. Infrazione d'aria. Ma non abbiamo il replay in questo momento, quindi non lo so. Lo rivedremo credo a momenti per poter giudicare. Mi pare che però non abbiano protestato le giocatrici del Cassano. Extra player nuovamente per Salerno. Gomez, entrata Mainolovic. È uscita Elisa Ferrari, una soluzione questa dell'extra player che Salerno utilizza spesso in inferiorità. Beppe. Ma questa è una tendenza della pallamano moderna, adesso sono rarissime le squadre che giocano senza sostituire il portiere quando sono in inferiorità numerica. Buonissima combinazione. Bella combinazione Romeo Stetter in inferiorità numerica, va sempre ovviamente a chiudere dall'altra parte l'azione. Salerno, proprio per favorire poi il rientro di Elisa Ferrari, è un meccanismo questo che mi sembra ben oliato. Sì, è ben oliato, probabilmente bisogna ancora rallentare un attimo l'uscita perché sennò una squadra un po' più matura può darsi che riesca a chiudere bene, però è giusto il concetto e poi bisogna lavorare sul campo per migliorarlo ancora. Seconda palla. La seconda palla ancora per il Cassano. Ancora un muro. Manolovic per Romeo, muro di Salerno, non male. Imponente, imponente. È chiaro che per Cassano andare a tirare in quella zona non deve essere un obiettivo tattico, ma chiaramente quando c'è la seconda palla poi tutto cambia perché bisogna un po' forzare i tempi e inventare le soluzioni. Gomez dalla costa, Manolovic dalla costa, ancora Gomez, la conclusione questa volta neutralizzata da Bertolino. Può ripartire Cobianchi. Gozzi, Pina Napoletano con esperienza, ferma la giovane ala sinistra. È un po' calato, se noti, anche il ritmo delle seconde fasi del gioco veloce del Cassano perché mentalmente si sentono indietro e questo fa un po' la differenza. Cobianchi, giro palla della formazione lombarda, come sempre affidato a Ponti, posizione centrale, Broggi, Cobianchi, Gozzi, cerca la penetrazione, trova però la difesa ancora di Salerno, notevole la differenza di stazza fisica tra le due squadre in campo, Cobianchi. Romualdi, Cobianchi. Ancora il contropiede di Salerno, Stettler, ben servita da Romeo. Questo è un contropiede eseguito splendidamente da Salerno e questo era un dubbio che io avevo all'inizio. Se tu alzi il ritmo e poi a un certo momento finisci l'energia, Salerno è già su quell'onda e quasi quasi ti travolge. Più 6, protesta la panchina del Cassano probabilmente per quella azione di Cobianchi molto dubbia. C'è stato un intervento di Gomez ai limiti del fallo, di avviso diverso la coppia arbitrale che ha lasciato proseguire determinando poi il contropiede vincente di Lucilla Stettler. E dunque più 6 Salerno.
Jovovic scuote le sue giovani compagne, non deve darsi per battuto il Cassano, deve continuare a giocare così come ha fatto nei primi 10 minuti, quando ha tenuto testa, anzi messo anche sotto Salerno. Va a conquistare un 7 metri, una ricerca costante quella del pivot, no? Beh, questa è una cosa che, guardando le squadre in campo, si capisce, perché da fuori non possono tirare, quindi tecnicamente cercare il passaggio al pivot, l'uno contro uno, sono le armi che hanno loro, a parte la velocità che però è calata rispetto all'inizio. Gozzi contro la giovane Sara Di Giugno, due atlete del giro della nazionale giovanile. Gozzi si conferma implacabile, 7 metri, rotazioni in casa Iomi, dentro Krnic e Lauretti, fuori Stetter. Buon recupero, eh? Eh sì, e dalla costa può ripartire Jovovic, la conclusione vincente, il break del Cassano, 11-7. D'altronde questa difesa deve produrre questi palloni, sì, perché sennò ci sono tanti spazi che, se non recuperi la palla, sono troppo facilmente sfruttabili. Ancora di più alzato la conclusione. Soprattutto vuole alzare il ritmo difensivo, la pressione difensiva del Cassano. Ha recuperato un buon pallone, la conclusione non perfetta della Krnic, ben neutralizzata da Bertolino. Cobianchi, giro palla, ancora punti per Jovovic, Gozzi dall'ala, la conclusione vincente, buon momento del Cassano, mini break di 3-0, Cassano che si riporta sotto. E dall'altra parte Laura Avram costretta a chiamare il time out, si congratula con le sue giovani atlete Milanovic e ne ha ben d'onde, perché il Cassano è ritornato in partita sotto di 6, ora ha ridotto lo svantaggio. E adesso possiamo sì dire che il time out di Milanovic di prima era azzeccato. Dipende dalla situazione, si tira per serio, non si tira per lasciare il pallone. In difesa vi ho detto di chiudere lo spazio, quando c'è il pivot 1-2 chi ti deve essere aiutata? Quindi copri il pivot, il terzo deve andare a fianco e il quarto deve andare a fianco. Dobbiamo solamente chiudere gli spazi. In attacco. Taglio, taglio, doppio pivot, uscita del pivot. E giocate di dai, vai, accelerate, movimento senza palla. Punto, haide. Va bene. Stavo dicendo, Milanovic ha interrotto la partita sul primo break, erano sotto di 3, dopo 12 minuti sono ancora 3, avevamo detto che l'ideale era provare a tenere questo svantaggio, per adesso ci è riuscito. E Laura dice giustamente, torniamo a giocare, perché abbiamo dimenticato questi ultimi minuti che cosa stiamo facendo sia in attacco che in difesa. È chiaro che anche tenere il livello mentale alto quando pensi di essere abbastanza avanti e favorita è più difficile. Vedremo se il timeout chiamato da Salerno sortirà gli stessi effetti taumaturgici di quello a sua volta chiamato da Cassano. Gomez, ben frenata da Ponti, 9 metri, può ripartire l'azione della Iomi con Krnic, Lauretti, Gomez. Buon meccanismo difensivo. Assolutamente sì, chiude bene la difesa del Cassano, Gomez, questa volta però a spazio dall'altra parte, ben imbeccata, ben servita da Krnic. C'è stato un taglio della destra, anche se breve, e ha lasciato spazio all'inserimento del terzino destro verso l'arco, verso la parte larga del campo. Bellissima conclusione di Gomez, sempre molto plastica, no? Nelle sue conclusioni, molto elegante, bellissima da vedere, un atleta di alto livello. Cobianchi per Ponti, manovra ancora la formazione di Milanovic con Jovovic, il taglio di Cobianchi, la conclusione, Ferrari ci arriva, vediamo se lascia scattare il contropiede, no, preferisce affidarsi alla seconda fase Salerno con Lauretti, Krnic. Azione di compassi. Jovovic,
l'attacco di Cassano Magnago, più 4 Salerno. Cobianchi, partita a destra, ma i tre terzini ruotano molto sulla linea dei 9 metri. Cobianchi, Ponti e Jovic. Ora è Ponti per Cobianchi, la difesa di Salerno. Buon anticipo, buona chiusura di Romeo su questa situazione. D'altronde i tre terzini di Cassano sono tutti destri di mano, quindi possono assolutamente variare le loro posizioni. Assolutamente, poi anche similari, no? Per caratteristiche, preferiscono l'uno contro uno, la giocata veloce, non disponendo di grandissimo tiro dalla distanza, Beppe. Sì, non devono diventare un riferimento fisso per i difensori. Intanto Romeo Ferrari questa volta non indovina la traiettoria giusta, magnifica questo contropiede, ma è giusto provarci però. Sì, perché in questo momento Cassano ha fatto uno sforzo, ma non mi sembra in grado di recuperare su ogni azione veloce di Salerno, quindi è giusto provarci, magari tecnicamente è stato un errore abbastanza abbondante. L'attacco di Cassano. Zaita per Jovic, Cobianchi. Conclusione. Abbiamo sviluppato bene la manovra. Lo spazio era giusto, ma la conclusione non è stata all'altezza. Gomez per Lauretti, va a conquistarsi un 7 metri. Bel movimento di Lauretti che ha preso il posto di Stettler. E questa già l'abbiamo vista all'inizio della partita, questo spazio che si crea durante la transizione sulla linea, sì, perché c'è un cambio attacco-difesa, e questa volta Lauretti l'ha preso bene senza entrare in area, ha costretto a 7 metri la difesa. Ma non l'ho visto sulla linea dei 7 metri contro l'esperta Milosevic. Ramona Manolovic, uno dei talenti più fulgidi della pallamano femminile italiana, ricordiamo, appena 18enne, quindi insomma ancora tanta strada da fare, da percorrere. Giocatrice che ha però dalla sua gran fisico e ottime qualità tecniche, Beppe. Assolutamente uno ha degli assi portanti su cui costruire una nazionale per i prossimi anni. È un talento grande, speriamo che sia possibile affiancargli altri giocatrici come lei, perché su queste basi si può costruire qualcosa. Poi, vedendo un po' anche quello che sta succedendo a livello internazionale con i campionati europei, la stazza fisica, che prima era una prerogativa, no, della pallamano, soprattutto della pallamano nordica, mi pare non sia più così preponderante. Brutto incidente qui, speriamo che non si siano fatte niente. Bene, tutto a posto. Sì. No, vedendo le partite delle semifinali, sicuramente si è avuto questa impressione che sia più determinante in questo momento la capacità tecnica, la velocità di spostamenti, i cambi di direzione, piuttosto che la stazza fisica. Abbiamo visto pochi gol da fuori, e questo può essere anche un caso, diciamo, dal punto di vista anagrafico, che in questa generazione non ci sono tante giocatrici alte e di fisico, però la pallamano è spettacolare lo stesso anche senza le altezze, soprattutto a livello femminile. Intanto Ferrari neutralizza la conclusione di Gozzi, facendosi perdonare per quell'errorino precedente sul contropiede lanciato fuori misura. Esce intanto dalla costa, rientra dalla costa, extra player per Salerno, che fa flottare il pivot in maniera molto avanzata, no? Poi se Gomez trova conclusioni di questo tipo dalla distanza. Beh, questa è una cosa che ha detto Laura prima, la collaborazione, sì, con il pivot che viene a fare dai e vai con le giocatrici. E dare questa palla a Gomez è un invito a nozze, è splendido il movimento e la palla va dove vuole lei, dell'incrocio alto dalla parte opposta alla partenza del tiro. Jovic, la conclusione, bel movimento, sorpresa questa volta la difesa salernitana. 14-9, resta lì il Cassano, aggrappato con le unghie a Salerno. Bellissima finta di Jovic, che sì, ha mandato la tutte... rivediamo, ecco, molto bella, sì, che si è creato uno spazio enorme in mezzo dove non dovrebbe mai esserci. Gomez questa volta, Bartolino para, ma poi pallone finisce
fortuitamente tra le braccia e tra le mani di Romeo, che è inesorabile da quella posizione. Dopo il primo errore di Romeo ha tirato benissimo dall'ala. Sì. Un ottimo braccio quello di Romeo. La partenza ancora di Jovovic. Recupera palla la stessa Romeo. Sta disputando davvero una buona partita. Può ripartire Salerno. Ancora in inferiorità numerica, ancora in corso l'extra player con Pina Napoletano. Che prende il posto di Elisa Ferrari, più 6 Salerno, opportunità per il massimo vantaggio. Cornic a girare palla dalla costa, Gomez, ancora Cornic per Romeo, gira molto bene il pallone, buonissimo davvero, giro di palla, davvero un ottimo giro di palla, molto fluido, combinato. Anche la partenza di Romeo al momento giusto, è tutto coordinato bene. Intanto Cobianchi, a proposito di giusta coordinazione, ancora una volta fa partire una conclusione, ma dall'altra parte non scherza l'aria dalla costa, mette un sigillo pesantissimo su questo primo tempo. Ma penso che fossero almeno 10 metri e mezzo, quasi 11, e la palla è rimasta veloce fino in fondo. Bellissimo tiro, bellissima conclusione. Solo al volo, il time out dell'Avram è stato efficace come quello di Milanovic. Sotto questo aspetto, parità tra le due panchine. 17-10 più 7 Salerno, che va al riposo con un vantaggio importante. Cassano, che però ha dimostrato fin qui di essere sempre in partita, probabilmente ha mollato un po' nelle battute conclusive del primo tempo, ma comunque già il Cassano Magnago, speriamo di poter raccontarvi un secondo tempo all'altezza dei primi 30 minuti di gioco, pochi istanti di pausa e poi ritorneremo nuovamente a collegarci con il Pala Santa Filomena di Chieti, la casa della pallamano, per il secondo tempo di Yomi Salerno Cassano Magnago Supercoppa tra le due squadre che l'anno passato hanno disputato assieme la finale di Coppa Italia. A tra poco.
Di nuovo in diretta dalla Pala Santa Filomena di Chieti, la casa della pallamano italiana, secondo tempo della Supercoppa tra Iomi Salerno e Cassano Magnago, squadre che sono andate a riposo, un risultato che pende dalla parte della Iomi, più 7, 17 a 10, Cassano che è partito benissimo, Beppe, poi con il trascorrere dei minuti Salerno ha fatto valere la sua maggiore fisicità, la sua maggiore prestanza, la sua maggiore esperienza. Beh, quello che avevamo detto in preambolo, Cassano ci ha provato e ha fatto molto bene, perché per 10 minuti ha giocato alla grande, ha messo in difficoltà, e io mi sono segnato che in quel momento stranamente il match winner è stata la Ferrari, perché nonostante il punteggio adesso sia così ampio, Ferrari ha preso, messo 3 parate nel momento in cui Salerno era sotto di 2 gol ed era in inferiorità numerica. Fatta quella piccola svolta, Salerno ha preso in mano la partita, Cassano è andato un po' oltre i limiti, ha perso qualche palla di troppo, ha provato a rientrare a meno 3 che mancavano 7 minuti alla fine del primo tempo, ma dopo Cassano è passata e adesso c'è una distanza considerevole, vediamo come Cassano riuscirà a gestire questo distacco. Soprattutto ad interpretare questo momento che credo sia importantissimo, no, della partita, Beppe, perché è chiaro che se Cassano vuole rientrare deve farlo ora, questo se, è il momento. Se Cassano riesce a resistere in questo momento qui avremo ancora un po' di partita, se no è difficile proprio dal punto di vista mentale tenere la partita con questa distanza. Intanto infrazione d'aria fischiata ai danni di Ilaria Dalla Costa, probabilmente la migliore in campo, non so se sei dello stesso avviso, Beppe, nei primi 30 minuti di gioco. Ilaria Dalla Costa ha fatto spettacolo con i suoi tiri da lontano, l'ultimo che ci rimarrà impresso nella retina per tanto tempo, ma anche Romeo mi è molto piaciuta, e la situazione anche Gomez, sono 3 giocatrici che hanno fatto bene, come Pino Napoletano ha fatto gol con frequenza, quindi diciamo che la squadra ha giocato bene, ma per quanto riguarda la pallamano femminile i tiri della Costa si vedono poco e quindi apprezziamo quelli. L'attacco di Cassano Magnago con Cobianchi, la migliore in casa Cassano nei primi 30 minuti di gioco, lo sviluppo con Salerno che mantiene la sua 6-0. Cobianchi cerca la penetrazione, trova il fallo di Gomez, sotto passivo, ora Cassano deve accelerare, Cobianchi, ancora Gomez, muro difensivo della Iomi ancora più possente e pressante con l'inserimento della Kornic, la conclusione della Cobianchi pieno di frustrazione. Sì, perché dopo 2 penetrazioni che meritavano maggior fortuna, il terzo tiro era proprio voglio liberarmi della palla. Dalla Costa per Gomez, non va la conclusione della cubana. Forse la più facile di quelle che ha tentato nella partita, sì. È andata fuori. Ancora Jovic, sempre molto attenta alla difesa di Salerno, che ha sofferto inizialmente le penetrazioni della Cassano Magnago. E anche il gioco sul pivot, erano le due cose che... Ritornando poi al time out precedente, fischiato da coach Avram. Grandissima palla di Kornic questa, un intercetto sul pivot molto importante. Kornic, Gomez, Kornic, ancora per Gomez, Kornic, il fallo commesso ai danni della Kornic. Mi sembra che Avram stia cercando di inserire Kornic, guadagni tempo sul suo progetto, perché chiaramente sta giocando molti minuti in un ruolo importante. Gomez, ancora per Dalla Costa, difende bene però il Cassano ora. Romeo, questa volta non propriamente attentissima a Milosevic. Forse sorpresa dalla confusione della Romeo. Si studia. Perde palla Cassano, può ripartire Salerno. Kornic per Pino Napoletano e Milosevic si riscatta alla grande sulla conclusione del capitano della Iomi Salerno, ben imbeccata da Natasha Kornic. Il fatto che Romeo abbia tirato da terzino ha sorpreso letteralmente Milosevic. Sì. Kornic per Gomez, ragiona ora Salerno, difende sempre in maniera molto aggressiva, quasi in 3-2-1 il Cassano, perde palla Ilaria Dalla Costa, Romualdi a spazio questa volta, Brogi, e trova il gol la Montoli,
Palla persa da Salerno. Errore perdonabile per Ilaria Dalla Costa, probabilmente, anzi, sicuramente il primo. La partita fin qui esemplare. E adesso abbiamo senza Mancino il Salerno in attacco con Manojlovic e Kurdic contemporaneamente in campo. Manojlovic, Dalla Costa, Kurdic. Con Bianchi, Pina Napoletano, recupera il pallone. Poi Lauretti, ancora Napoletano questa volta. Nonostante il tentativo di parata, tocca la palla Milosevic, ma si infila in porta. Seconda rete personale, diciamo 12, Salerno. Piotto Salerno, che prova ad incrementare il vantaggio. Cassano deve in questa fase, in questo momento, ora deve accelerare, non deve far scappare via ancora di più il team di Laura Avram. Cobianchi, Rogi, ancora Cobianchi, Romualdi rinuncia al tiro, ancora Brogi, la difesa di Salerno molto aggressiva, deve probabilmente anche un po' velocizzare, no, il giro palla per sorprendere Salerno e per cercare di acquisire spazi. Il problema è che quando vai sopra ritmo gli errori aumentano e quindi è un equilibrio difficile. Sei sotto di 8 gol, vuoi attaccare velocemente, ma sai che se lo fai troppo velocemente rischi l'errore tecnico, quindi in questo momento è un po' una bilancia che è difficile da riequilibrare. Manojlovic per Kurdic, Dalla Costa per Manojlovic, cerca la conclusione, prova il fallo. Buona opposizione della difesa della Cassano Magnago. Kurdic per Dalla Costa, ancora Dalla Costa, questa volta fuori misura la conclusione. È un po' inceppato anche il meccanismo d'attacco di Salerno, e probabilmente sì, la mancanza del mancino è uno dei primi tentativi di questa tipologia di gioco. Ferrari vede Napoletano, ma è brava la numero 27 Giulia Laita nell'intercettare il pallone. Maldestra iniziativa di Matos, sì, di Lauretti, scusa. Sfondo nettissimo di Lauretti Matos. Rotazioni per Cassano. Sì, fase non propriamente brillante della partita. Tocca probabilmente, anzi sicuramente, al Cassano fare qualcosa in più. Salerno con Piotto può anche amministrare e tenere ritmi decisamente diversi. Ci prova Gozzi, Romeo fa buona guardia, buona prestazione anche in difesa di Romeo. Sì, sì, l'applicazione è buona. Oggi ancora Bianchi, Ferrari, poi Manojlovic che riesce a recuperare palla. Kurdic, ancora Manojlovic per Romeo. E Lauretti. È la prima seconda palla che prende il Salerno, dai, sono tutta una partita, ma con molta determinazione vediamo la conclusione di Lauretti, che non dà scampo a Milosevic. Più 9 Salerno, continuano le rotazioni a caccia della formula giusta, coach Milanovic. E questo è un momento in cui ogni allenatore cerca dalla panchina qualcosa, di pescare qualcosa che dia speranza, che dia vita. L'attacco di Gozzi, bel movimento, bel movimento, va a guadagnarsi un 7 metri e anche un 2 minuti. Dalla Costa non è d'accordo con la decisione della coppia arbitrale. Ricordiamo, vediamo i passi se c'erano, come diceva Della Costa. Secondo me no, l'azione era pulita perché è andata col destro avanti a chiudere, e quindi complimenti agli arbitri.
Giulia Laita dalla linea dei 7 metri per accorciare il divario. Il tiro, la parata di Ferrari. Certo che poi quando il portiere poi nei piccoli passaggi, insomma, a vuoto ci mette il suo, e diventa ancora più complicato. Frustrante per chi cerca un gol con disperazione, fa una bellissima azione, prende la sputa numerica, 7 metri. È il secondo 7 metri neutralizzato da Ferrari in questa partita. Gomez. La conclusione un po' forzata di Gomez, sotto fallo, molto aggressiva la difesa di Cassano che non ha alternative, deve cercare di giocare in questo modo, tutto sommato in attacco, no? Che Cassano sta faticando e tanto, perché in difesa mi pare che, insomma, con questa difesa molto alta stia creando dei problemi a Salerno. Sì, non ha sicuramente fatto dei grossi errori di difesa, in attacco è limitato. Krnic intanto prova la conclusione. Krnic. Conclusione di potenza di Natasha Krnic. Sono d'accordo, erano in, secondo me in area, adesso guardiamo il nostro replay, ma sono quasi convinto che Gomez fosse in area su questa penetrazione. Vediamo, sì, ancora giusta la fischiata di Castagnino Emanuele, fin qui impeccabili nella conduzione di gara. Cambia il rigorista, e questa volta Bianchi sbeffa Elisa Ferrari. Almeno un po' di spettacolo l'abbiamo visto su questo rigore. Vanamente protesa in volo, no Elisa? Anche Elisa non si è arresa su questa palla, ma non è riuscita a raggiungerla. Rivediamo. Bel gesto tecnico. Ha sfidato Cobianchi, poi non è riuscita nell'intercetto. Krnic, Gomez, Pina Napoletano. Bella azione. Bellissima combinazione e buonissima esecuzione di Pina Napoletano. Napoletano, terza rete personale, capitano. Romualdi, Ferrari, poi Pina Napoletano che non riesce a recuperare il pallone. Ottima anche la prestazione di Ferrari, Beppe. Nell'intervallo te l'ho detto che mi era piaciuta molto, anche perché ha parato nel momento che serviva per Salerno, perché è difficile poi far emergere le proprie doti in una partita in cui c'è un grande vantaggio per la propria squadra. Time out, la panchina della Cassano Magnago, ascoltiamo. Questa cosa che facciamo adesso in attacco, per te che allarghiamo e che vai uno contro uno qua, ovviamente a larga destra, va bene. Se non va bene, facciamo 36 pugno che lanci a miciavolo. Senza paura, ok? Difesa ragazzi, urlo io, urla lei, dobbiamo stringere, esce sempre qua, non finiscono mai quando sono uno in meno qua. Di là sulle mani e stringiamo fino, vediamo dove vanno, in angolo lì, ok? La collaborazione adesso con Pivot non c'è perché hanno chiuso, ma adesso dovete entrare dentro. Allora allarghiamo da una parte, bam, tu quando vai uno contro uno da centrale, ti chiude il secondo e primo sale, cerca magari all'ala subito, ok? Ok? Okay. Quando siamo a uomo, perfetto, 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 solo un po' più su. Seguila che non prende la palla, vediamo cosa fa. Uno, due, tre! Allora Beppe. Ha fatto quello che doveva fare, nel senso che era quasi obbligato un time out, perché dare ancora un po' di fonte di ispirazione alle proprie giocatrici. Era perplesso, se tu hai visto bene, quando attendeva l'arrivo delle ragazze, è dura parlare in quei momenti lì. Trovare poi l'argomento giusto. Sì, no? Per muovere proprio la psiche, la voglia delle ragazze, però ha detto le cose logiche. Adesso la chiusura, il passaggio sul pivot sono stati ben bloccati già da diverso tempo dalla difesa di Salerno, quindi devono penetrare negli spazi che comunque ci sono e cercare di giocare senza paura. Ha chiamato anche una giocata al volo, che non è facile quando sei sotto, però ha detto cerchiamo di giocare, divertiamoci ancora, il concetto è questo. 9 metri guadagnato da Gozzi, posizionato ora sulla linea dei 9 metri proprio per sfruttare uno contro uno. Beranovic
per Lauretti, che arriva sempre in appoggio alle compagne. Gomez, Casale cerca la penetrazione, trova lo sfondo. Casale appena entrata, sì. Due cambi nelle fila del Salerno, dentro Casale e Canessa. Ruota le pedine a sua disposizione Laura Avram, momento anche per concedere un po' di riposo alle titolarissime. Vedremo come saprà impostare questa azione d'attacco il Cassano. Ancora con Gozzi, Ponti, Gozzi, Cobianchi. Sempre a caccia del pallone Salerno, sempre molto dura la vita del Cassano Magnano. La palla a mano è poi un gioco abbastanza semplice, che se non riesci a fare gol da lontano la difesa stringe. Ecco la probabile giocata al volo, non venuta però. Prova a reimpostare l'azione d'attacco Salerno con Manolovic, Casale, Gomez, Romeo, campo 60 minuti Romeo. Credo che sia l'unica giocatrice che Laura Avram non ha mai sostituito. Manolovic per Gomez, ottimo taglio della Gomez, Manolovic che ha portato via il giocatore, ha liberato lo spazio. Con un gioco tipico del centrale di alto livello che ha liberato il suo terzino tiratore. Ecco, dovendo inquadrare Manolovic, chiaramente parliamo di una ragazza di 18 anni, Beppe, quindi insomma ancora probabilmente da definire nella sua interezza. Ecco, come provi a inquadrarla? Come la inquadri? Ma io ritengo che adesso la pallamano di alto livello moderna non preveda un inquadramento fisso in una casella per giocatrici come Manojlovic. Se abbiamo visto Oft da ieri, gioca a terzino destro, terzino sinistro, centrale. Lei in più ha un fisico ancora superiore e deve saper giocare in tutti e tre i ruoli, perché questo pretende la velocità degli spostamenti che si hanno. Cioè, il fatto di non settorializzarla è sicuramente un vantaggio. È diverso tempo che il centrale non deve essere solo chi fa la regia, deve essere un terzino con più forse intelligenza tattica, ma sempre un terzino che può fare gol, che è pericolosissimo. Quindi non credo che sia questo il problema, è un terzino in tutti i sensi della parola, che può giocare da destra a sinistra. Diciamo che, volendo prendere spunto da quello che stiamo vedendo, Gomez, Dalla Costa sono giocatori invece ben definiti nelle loro posizioni. Sicuramente Dalla Costa è diversa dalla Manojlovic, è più una tiratrice, si vede anche dalla tipologia di costruzione fisica che ha, dalla sua indole, ma invece Manojlovic è una giocatrice che può assolutamente fare la tiratrice e fare l'assist woman. Intanto Salerno mantiene 11 gol di vantaggio. Attacco del Cassano, che ha perso un po', no, la frenesia insomma che aveva caratterizzato proprio l'approccio alla partita. La carica con cui si esce dallo spogliatoio e con cui si va in vantaggio e si cerca di tenere questo vantaggio. Cobianchi per Ponti, ancora Cobianchi che non si arrende e fa benissimo il capitano del Cassano Magnago, che resta sulla tolda della nave nonostante il momento di difficoltà. Manolovic può partire e trovare il contropiede vincente, è il gol del più 12 Salerno. E questo è un momento in cui il tempo per Cassano non passa mai, perché hanno capito che non possono riprendere la partita e adesso stanno facendo fatica a stare in campo con quella tenacia che l'aveva contraddistinta prima. Adesso comunque è tornata anche Jovic, quella sfrontatezza, no? Sì. È l'esperienza di Jovic, si affida nuovamente all'esperienza di Jovic per scuotere ancora il Cassano. Tempo scorre inesorabilmente, gran movimento della Cobianchi che va a guadagnarsi un 7 metri e un 2 minuti. Bellissima penetrazione però di Cobianchi. Devo dire la verità, anche la sua osservando con più attenzione proprio oggi, e sta giocando molto bene la Cobianchi per il Cassano, sta dimostrando tecnica, anche visione di gioco, e non molla mai, come tu hai detto. Questo è forse insito nel ruolo di capitano, ma è veramente una bella sua prestazione. Sì, giocatrice completa Cobianchi, mentre per oggi il porta ora c'è Di Giugno per Salerno che dà spazio anche alle giovani.
extra player ora per l'Iomi. Manolovic, dalla Costa, rientrata in campo. Gomez. Ancora Manolovic per Canessa. Prova a servire dalla Costa, c'è l'intercetto del Cassano, ancora Cobianchi. Gomez, questa volta non si lascia sorprendere. Suona la carica ancora, capitan Cobianchi. Più 12 Salerno, 25-13. Siamo poco oltre la metà della ripresa. 14 minuti, anzi 13 minuti alla sirena finale. Salerno che prova ad allungare le sue mani sulla Supercoppa italiana, sarebbe la quinta della sua storia. 9 metri ancora. Jovovic. Ancora Cobianchi, ancora un bellissimo movimento di Cobianchi. Nell'uno contro uno, devastante. Nella sua zona di campo, riapprezziamo il gesto tecnico perfetto, davvero da manuale. Sì, si può filmare questo cambio di direzione interno, è veramente ben effettuato. Manolovic dalla Costa per Lauretti, ancora dalla Costa per Canessa, che trova in maniera anche abbastanza rocambolesca il gol che riporta il Salerno più 12. Partita che ora non sembra offrire spunti di particolare interesse. Beppe. No, direi che adesso è in fase di stanca la partita, ma è anche comprensibile. Penso che Cassano abbia provato a fare tutto quello che era nelle sue possibilità per renderla viva. Ci è riuscito per una certa parte della partita, poi si è arresa di fronte allo strapotere tecnico, fisico, tattico anche del Salerno. Gomez dalla Costa rallenta, abbandona il terreno di gioco lasciando spazio a Casale, che può rientrare in campo dopo aver scontato la penalità. 2 minuti, Manolovic per Romeo. Manolovic dalla distanza. Questo gesto tecnico col braccio che è rimasto alto sia dalla ricezione fino al tiro è bellissimo, speriamo di poterlo vedere, se non lo vediamo lo stesso, però è veramente un gesto perfetto tecnicamente. Tanto c'è 2 minuti, ci accontenta, grazie. Ecco perché è bellissimo. Guardate, hai detto dove la palla, lei la riceve in alto e non la abbassa mai e rimane sempre fuori dalla portata del difensore e la mette, la piazza nell'angolo alto. Un gesto del genere è qualcosa che si allena o che si ha in qualche modo dentro. Ricordiamo, insomma, Manolovic è una famiglia di... nasce bene, diciamo che nasce bene. E questa è una cosa che probabilmente si ha potenzialmente, ma deve essere sviluppata poi sul campo. No? Questa è una ricezione molto efficace perché è fatta quasi a una mano, quindi non pretende che tutto il corpo vada in rotazione, è tutto più fluido in questa maniera qui. Il lavoro con la ricezione di una mano è veramente per l'alto livello. Grazie Beppe Tedesco, insomma, anche, insomma, per un momento ti ho fatto reindossare i panni del tecnico e non del commentatore televisivo, a scanso di equivoci, no? Ricordiamo, insomma. No, tanto approfittiamo per salutare anche Gigi Di Marcello, a cui facciamo in bocca al lupo. No, è la grande voglia di stare sul campo, e poi adesso che oggi ci sarà anche il sorteggio per l'attribuzione della paternità dei tornei di qualificazione dei mondiali, è un giorno che finalmente speriamo di godere per poter essere in campo. Soprattutto si sta riavvicinando il momento del ritorno in campo per te Beppe, per i tuoi fantastici ragazzi, ma poi insomma, avremo modo di approfondire il discorso. 28-16 più 12 il vantaggio. Partita, diciamo così, in ghiaccio di Salerno, che prova ancora ad incrementarlo con questa sortita di Laura Casale, frenata dalla difesa del Cassano. Ancora Casale, Manolovic, doppio appoggio. Sta dispensando un po' di esecuzioni tecniche in tutti i ruoli, come abbiamo visto, come tu hai giustamente notato prima, la sua variabilità sui ruoli è fondamentale. Fondamentale, io penso
sono assolutamente d'accordo con te, la palla a mano moderna, insomma, immaginare che ci sia il terzino classico, il centrale classico, sì, probabilmente sono delle aggiunte, no? Cioè la specialità non deve essere più una caratteristica fondante, ma deve essere appunto una peculiarità di un team. La capacità di gioco deve svilupparsi in tutti i settori del campo, in tutte le zone del campo. Se uno sa giocare, sa giocare in tutto il campo. Poi è chiaro che ci sono delle zone preferite per i terzini, per i destri, ma se io penso per esempio che la Francia, che è una delle capostipiti della pallamano di questo momento, presenta più volte il centrale mancino, quindi questa è una cosa che fa capire che si sta evolvendo la pallamano. Intanto Stetter, servita ancora da Manolovic, ti ha dispensato dall'assist. Porta Salerno sul più 14. E Manolovic per esempio difende anche, voglio dire, adesso una volta c'erano giocatrici che erano brillanti solo in attacco. Io ho visto in questi giorni la Croazia, Camila Micevic, che è una giocatrice che gioca a Metz, che è fondamentale per la Croazia, ma che è una difensore fondamentale numero 3 della 6-0 e poi il tiratore più importante della squadra, quindi è chiaro che ci sono caratteristiche che nella pallamano moderna devono essere esaltate, questa capacità di giocare tutte e due le fasi del gioco. Assolutamente sì. Intanto ancora l'attacco di Cobianchi, che veramente da autentico capitano non molla di un centimetro, sempre lì sul pezzo, pronta a suonare la carica. Ancora Cobianchi per Ponti, la conclusione deviata dalla difesa salernitana proprio da Ramona Manolovic. Resta in zona d'attacco il Cassano Magnago, 7 minuti al termine, più 14 in Salerno. Ponti alza il ritmo della difesa, anche la pressione, la squadra del Cassano, ma trova tiro della disperazione con Visentin, bel gol. E poi può ripartire ancora Visentin. E la giovane Di Giugno. Ecco, abbiamo visto Ilaria Della Costa fare bellissimi tiri prima, per esempio in questa capacità di smarcare le compagne non è la stessa cosa di quando certo. Va al tiro. Questo altruismo, insomma, a un tiratore non è caratteristica richiesta. Di Giugno. Giovane portiere. Fisicamente molto interessante. Del team salernitano. Stetto, eh? Un po' di confusione della partita, perso un po' gli argini, si gioca senza molto ordine, non una gran bella palla a mano devo dire in questa fase finale del confronto. Squadre che hanno perso un po' da una parte le motivazioni probabilmente e la tenuta psicologica, dall'altra parte lo scoramento naturale, insomma questi ultimi minuti, questi ultimi 5 minuti non hanno offerto, al di là di qualche sprazzo e qualche giocata individuale, una palla a mano insomma apprezzabile, cosa che invece per almeno 40 minuti abbiamo avuto modo di osservare. Chiama time out Laura Avram, forse proprio per insomma, perché è giusto vincere, ma è giusto anche convincere sul piano del gioco, e non mi pare che stia convincendo in questi minuti. Ascoltiamo Avram. Davanti agli arbitri qualsiasi cosa adesso decidano, punto. 2, lui si cambia con Siri. 3, in difesa difendete per 30 secondi alla grande, poi ci tira sopra e prendiamo gol del cavolo perché alla fine non vogliamo fare muro. 4, in attacco Siriel tanto in movimento e difesa fino a centrocampo, date la palla e muovetevi senza palla. Se una si muove in centro non ci va anche la seconda, l'altra si muove parte opposta. Iniziate a chiamare le cose, di attaccare gli spazi e giocare fino alla fine che la partita non è finita. Un reset. Probabilmente sì, giusto, anche se
difficile convincere le ragazze che la partita non è finita sul più 13 a 5 minuti alla fine, ma ci voleva, questo è il lavoro che deve fare ogni allenatore, non accontentarsi mai, cercare sempre di far rispettare le idee che la squadra vuole mettere in campo, convincerle che è tutto è utile, perché il anche primo, 5 minuti il primo input utili. È stato non si discutono le decisioni degli arbitri. Visto? Sì, questo è quello che dovrebbe essere la base, non dovrebbe essere neanche richiamata, perché se incominciamo a parlare degli arbitri e non pensiamo al gioco che facciamo noi, agli errori, alle capacità nostre, è un problema. Però credo che sia proprio importante il fatto che lei abbia voluto richiamare la squadra a dire stiamo giocando, non tanto che non abbiamo ancora vinto, ma sì, abbiamo un dovere anche per questo. Di onorare e di tenere bene il campo, mi sembra giusta osservazione. Quattro minuti abbondanti alla sirena finale, Salerno che si appresta a festeggiare l'ennesimo titolo, la quinta Supercoppa della sua storia. Possiamo anche cominciare, Beppe, l'abbiamo già in parte fatto, a tirare un po' le somme di questa partita. Sì, sapevamo che c'era differenza di valori fra le due squadre in campo. Questa è una bellissima azione, per esempio, di Lauretti Matos e tutta la squadra che ha girato bene la palla. Devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso dall'inizio di Cassano, che per 20-22 minuti è stata competitiva, probabilmente andando al di là delle proprie capacità specifiche del momento. Vuol dire che l'atmosfera creata da Milanovic era giusta, che le ragazze sono motivate sul compito loro assegnato. E purtroppo dopo la differenza è molto alta, speriamo che la pallamano italiana produca sempre più squadre in grado di giocare come può giocare il Salerno in questo momento, perché questo è quello che ci vuole per lo sviluppo di tutta la nostra pallamano. Assolutamente sì. E dunque, quando mancano 3 minuti, poco più, al termine di questa competizione, poi ricordiamo che a seguire ci sarà la sfida, la super sfida tra Conversano e Bolzano, insomma due colossi della pallamano italiana, il Bolzano che insomma è stato il dominatore della scena in questi ultimi anni, il Conversano che quest'anno sta rinverdendo i suoi fasti, perché ricordiamo che il Conversano è il primo in classifica del campionato di Serie A Beretta ed è una piacevolissima riscoperta per la pallamano italiana. Sì, Conversano quest'anno è in questo momento il primo in classifica, ma in realtà è già 2 anni che si sta riproponendo ad alto livello e credo che finalmente sia adesso l'anno giusto in cui vincere qualcosa a partire da stasera o gli altri appuntamenti. È stato un grande lavoro della società, un grande lavoro di Alessandro Tarafino e vediamo quello che succede sul campo, perché sicuramente ci aspetta una bella partita. Intanto anche Roberta Motta timbra. È stata cercata con insistenza la giovane Motta dalle sue compagne di squadra, ha trovato il gol del 33-17, l'attacco del Cassano. L'ingenuità di Manolovic. Non l'ho vista, mi è scappato, ha preso la palla col piede. Eh sì, però ha poi dato un'occhiata all'arbitro, perché è come se si fosse autoaccusata della... Ecco, vabbè, nettissimo, no? Due sì, minuti chiaro, però non c'era stata in immediata, forse non aveva ben... Insomma... Pensava che l'arbitro avesse visto, esatto. E invece probabilmente non aveva visto. Come io, come me. Come io ho fatto. 28-31, 33-17, Cassano che chiude in attacco, prova a chiudere in attacco, ancora con Ponti, la difesa salernitana che ancora chiude. Bella palla. Bella palla, non grandissima ricezione, ma buona. Buona iniziativa.
parata di Milosevic. Buona chiusura di Canessa. Sfondo fischiato a Casale che ha cercato la penetrazione. Può andare a chiudere l'ultimo attacco il Cassano con Zanellini. Sfuma l'opportunità, ci sarebbe ancora tempo per un ultimo contropiede dalla Costa per Canessa. Tutto finito, termina la partita, vince Salerno, si abbracciano le ragazze della Ioni. Onore comunque al Cassano che ha tenuto benissimo il campo, un applauso alle squadre. Per 40 minuti ha regalato una finale molto equilibrata. E dunque, così come avevamo detto, insomma, pronostico sulla carta, diceva Salerno, Cassano ci ha messo di tutto per poter tenere in vita il confronto, ma alla fine la maggiore esperienza del team salernitano ha avuto la meglio. Ora è il momento della premiazione, già presente il presidente della FIGH Pasquale Loria, poi avremo modo di ascoltare anche qualche commento a caldo da parte delle giocatrici salernitane che festeggiano la conquista dell'ultimo titolo. Comunque è sempre bello perché anche quando si è già vinto ogni vittoria porta gioia ed è un grande senso del divertimento, della passione, far vedere che anche queste partite che alla fine sono rilevate abbastanza facile porta a questa gioia, perché vincere è bellissimo, è un'esperienza che tutti devono prima o poi provare, augurarsi di provare. E allora, come qualsiasi cerimonia si rispetti, toccherà prima al Cassano ricevere la medaglia di partecipazione a questa finale di Supercoppa. È tempo però di interviste. Matteo Aldamonte è in compagnia di Ilaria Dalla Costa, ricordiamo, ex del confronto, giocatrice cresciuta pallamanisticamente nel Cassano Magnago e da 4 anni a Salerno. Allora, Matteo Aldamonte è pronto in postazione in compagnia di Ilaria Dalla Costa. Sta posizionandosi. Vedi a te, Matteo. Supercoppa e Salerno riparte così come aveva finito, perché 300 giorni fa avevate vinto la Coppa Italia, 300 giorni esatti arriva questo titolo. Sì, siamo contentissimi, anche visto il momento storico. Dopo la vittoria della Coppa Italia dell'anno scorso avremmo voluto proseguire il nostro cammino per arrivare appunto alla conquista del campionato. E purtroppo è successo quello che è successo. Ora avevamo questo primo appuntamento importantissimo e ovviamente per noi è, come ho già detto, importantissimo cercare di vincere tutto, è l'ambizione di qualsiasi giocatore e oggi ce l'abbiamo fatta e siamo contentissimi. Tra l'altro l'avete fatto confermando un periodo in crescendo, perché voi, pur non avendo avuto in questo momento particolare casi di positività, vi siete ritrovate in una serie di incroci sfortunati, quindi siete state ferme a lungo e siete riusciti a ripartire bene, sempre vinto in campionato, primato in classifica e adesso questa vittoria. Sì, da un lato siamo state fortunate appunto, però dall'altro abbiamo perso un po' di partite per la positività di altre squadre. Comunque diciamo che dopo la sconfitta contro Derzo è stato un crescendo il nostro, e questa diciamo che è la prima tappa di un nostro cammino che finirà alla fine di questo campionato. Cassano Magnago, la tua Cassano Magnago, si è battuta comunque fino alla fine. Sì, sì, sicuramente onore a questa squadra che in ogni partita mette sempre cuore e anima. Oggi magari mancava anche Bianca del Balzo e si è visto tanto, e comunque onore anche a loro, perché diciamo che il primo tempo ci hanno dato filo da torcere. Adesso il campionato, a parte che voi domani vi siete andati a prendere il primato della classifica, adesso siete in vetta e siete sicuramente in un buon momento, anche se quando riprenderanno anche Prestano Oderzo saranno
probabilmente le due principali iniziate ancora, anche quest'anno che stanno dietro. Sì, sicuramente sono le due squadre che, con cui dovremo combattere di più. Dal canto nostro domani giochiamo, poi c'è una piccola sosta per le vacanze di Natale, poi piano piano riprenderemo e niente, il nostro obiettivo è quello, come al solito, di vincere, il mio, come ripeto, è l'obiettivo di ogni giocatore. Sì, sì, sì. Grazie. Grazie, grazie Matteo Aldamonte, è tempo ora di premiazioni ai tempi del Covid, non c'è la rituale apposizione della medaglia al collo dell'atleta, che questa è una particolarità, Beppe, della quale faremo volentieri a meno e speriamo di poterla fare a meno, farne a meno presto. Non vediamo l'ora davvero di che passi tutto questo, soprattutto per le persone che stanno, che soffrono e che hanno anche perso la vita per questa pandemia, ma veramente anche lo sport sta soffrendo come tutto il resto del mondo, e anche privare della gioia questi ragazzi e queste ragazze in una vittoria è una cosa veramente che fa pensare, perché a questi ragazzi di questo periodo ci toglie quasi tutto, dalla scuola, alla socialità, anche alla voglia di essere premiati, e speriamo veramente di tornare a giocare con. Intanto però mi piace sottolineare un dato, Beppe, che in un momento di grande difficoltà la pallamano italiana ha retto, lo ha fatto con grande sacrificio, ma il fatto di aver continuato comunque nonostante le difficoltà a tenere in vita i campionati, a disputare quest'oggi con le restrizioni del caso, senza pubblico e con tutte le limitazioni ben note, è riuscita a tenere insomma viva l'attenzione di tutto il movimento, è un dato di assoluto merito a tutto il movimento. Sì, direi che la pallamano e tutto lo sport sta alleviando questa difficoltà sociale che viviamo in questo momento, perché almeno vedere lo sport, anche se in televisione, anche sulle reti, è veramente qualcosa di importante. Ma lasciami fare un elogio non solo alla federazione, che ha provato a mantenere questa in vita questo campionato, ma alle vere protagoniste, che sono le società, che stanno affrontando tantissime difficoltà bello. E con gli impianti che non ci sono, che vengono sempre più messi in discussione per questa normativa, con i test da fare ogni settimana, con impegni veramente, oltre che economici, che sono gravosi, anche di forma, di impegno personale, per cercare di supportare gli atleti in questo momento così difficile. Non era facile, non è facile, perché non è alle spalle il peggio, anzi lo stiamo ancora vivendo sulla nostra pelle, però è giusto in qualche modo sottolineare il grandissimo impegno dei club italiani di A1 e di A2, che continuano nonostante le difficoltà a tenere in piedi il movimento e a dare la possibilità a tutti quanti di continuare a giocare a pallavolo. È vero, e dobbiamo elogiare veramente i dirigenti, soprattutto delle squadre minori, diciamo, perché quelle che avevano un'organizzazione di più basso livello e che invece si sono dovute dotare di qualcosa in più per poter supportare i loro atleti. E allora è il momento della premiazione della Yomi Salerno. Sul palco le giocatrici campane, che hanno centrato quest'oggi, lo ricordiamo, il loro quinto successo in Supercoppa. Sono in questo momento il club con maggior successi in Supercoppa. Al secondo posto c'è il Bolzano, che ne ha vinte 4. Vedremo se Bolzano saprà appaiare Salerno, insomma, in vetta a questa speciale classifica, ma dovrà fare i conti con un Conversano molto molto motivato. Abbiamo trovato un altro argomento per trovare curiosità e interesse nella prossima partita, come se non ce ne fossero degli altri, però è anche adesso abbiamo, mi scrivo sfida, questa nota per ricordarmi se alla fine riescono a pareggiare le supercoppe vinte. Assolutamente sì. Presidente Pasquale Loria, salernitano. Insomma, quale gioia più grande. Eh sì. Presidente Pasquale Loria, alla squadra.
alza al cielo il trofeo Pina Napoletano. Bel gesto anche Valentina Landri, una colonna di questa squadra che viene ricordata in questo anno, un momento di difficoltà fisica e personale di Valentina Landri, giocatrice insomma che manca a questo team per renderlo ancora più forte. Molto emozionante, bellissimo gesto e tutto il nostro affetto a Valentina perché riesca a superare bene questo momento. L'ennesimo momento, l'ennesima prova che gli ha messo di fronte questa sua esperienza. E dunque Salerno che alza Supercoppa, foto di rito immancabile per la Iomi Salerno del presidente Mario Pisapia, che può così arricchire ulteriormente la sua già prestigiosa bacheca. Festeggiamenti del team salernitano e su queste immagini di giubilo giusto, legittimo, naturale, obbligatorio se vogliamo in questi casi. Possiamo anche congedarci, Beppe, concederci pochi istanti di pausa perché a te tocca stare sul pezzo. Io mi alterno con Matteo nella postazione interviste, tu resti qui. Grazie Marcello, grazie della esperienza che è sempre bella fare una telecronaca con te, quindi grazie di tutto e arrivederci a fra pochissimi minuti con la finale di Supercoppa Maschile. Assolutamente sì, grazie, grazie a tutti voi, rimanete sintonizzati, Eleven Sport e la TV via streaming della Pallamano Italiana. Siamo nella casa della Pallamano Italiana, il Pala Santa Filomena di Chieti, dove quest'oggi si sta celebrando l'Handball Day, il Supercoppa Day. Grazie per la cortese attenzione, tra pochissimo di nuovo in diretta per la gara partita tra Bolzano e Conversano. Sarà Matteo Aldamonte in postazione a raccontarla. Tra poco.